Siamo qui con un folto gruppo di insegnanti che è venuto a presentare più di un progetto. Sono tre progetti, da quello che ho capito, collegati tra loro. Adesso faremo un po' il giro e sentiremo che cosa ci raccontano. Allora, Sì, allora in realtà la relazione che ho curato io insieme al collega era un'introduzione generale a questo progetto di ricerca che vedeva tutti gli insegnanti della scuola impegnati nel realizzare contesti e attività che favorissero lo sviluppo di competenze negli allievi. E quindi altri colleghi hanno presentato in particolare le attività specifiche promosse dal gruppo di matematica e tecnologia e dal gruppo di lingue straniere. E che cosa è successo nella scuola? A partire da una lettura comune che tutto il collegio dei docenti ha svolto nei mesi estivi e poi dalla riflessione, su di essa, si è appunto cercato di introdurre il concetto di competenze che oggi è così di moda, se vogliamo dire, o comunque al centro della riflessione, del dibattito con cui ci si deve confrontare e anche attraverso un'analisi critica vedere quali aspetti di questo costrutto potessero servirci per una progettazione didattica più efficace che consentisse apprendimenti più significativi e più durevoli. E, quindi, grazie anche all'impulso di un gruppo di insegnanti che si è assunto l'incarico di fare da connettivo tra i diversi gruppi e dare delle tappe di questo percorso di lavoro, si sono progettate le attività, si sono realizzate e quindi si sono poi tabulati dei risultati e delle osservazioni in un format stabilito per il report finale e poi infine si è organizzata una giornata di seminario a tema dove tutti hanno potuto esprimersi rispetto alle esperienze effettuate. Rispetto a una didattica tradizionale, in che cosa è diverso l'approccio che avete adottato per questo progetto? Allora, abbiamo lavorato su proponendo ai ragazzi un problema significativo, cioè un'attività che fosse per loro il più possibile significativa e soprattutto l'abbiamo guardata guardandole nel senso delle quali erano le competenze che venivano mobilitate per affrontare quel compito significativo. Quindi essenzialmente è stato questo l'innovazione, quindi affrontare un compito significativo e guardarlo con gli occhiali delle competenze, che sono degli occhiali un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati normalmente come docenti. Avete utilizzato strumenti tradizionali o vi siete avvalsi anche di strumenti nuovi, di strumenti tecnologici, digitale? Beh, innanzitutto abbiamo creato degli strumenti di valutazione ad hoc che consentissero di indagare queste competenze. E quindi abbiamo creato degli strumenti che consentissero di esprimere, fare in modo che emergessero diversi punti di vista, quindi lo studente, gli insegnanti e quindi diversi poli, diversi punti di osservazione. E poi abbiamo utilizzato anche, alcuni gruppi hanno utilizzato le tecnologie per fare in modo, ad esempio, utilizzando ad esempio dei questionari di autovalutazione o che consentissero anche di tabulare i dati e quindi per agevolare il compito degli insegnanti, insomma, la raccolta dei dati. Quanti sono stati gli studenti coinvolti, quanti gli insegnanti e come hanno reagito i ragazzi a questo nuovo tipo di approccio? Per quanto riguarda il progetto in ambito matematico-scientifico-tecnologico, gli studenti sono stati circa un centinaio, quattro classi. Per altre discipline sono stati in alcuni casi lo stesso numero di ragazzi, ma non necessariamente le stesse classi, in alcuni casi una classe soltanto, se non sbaglio. O gruppi formati tirando, diciamo, fuori dalla classe alcuni membri, alcuni alunni. Quanto secondo voi questo progetto o questi progetti sono modellizzabili, cioè replicabili da altre scuole? Se sì, con quali consigli, con quali accorgimenti o con quali finanziamenti, con qua che soldi servono per fare un progetto di questo tipo? Per quanto riguarda la riproposizione delle attività
presentate e proposte, la ripetibilità è direi totale, nel senso che ci sono dei materiali a disposizione che possono essere utilizzati anche da un solo insegnante, benché noi li abbiamo sperimentati spesso avvalendoci di compresenze, eccetera. È chiaro che per creare un contesto che sia anche di sviluppo della professionalità docente, che favorisca, come è stato nel nostro caso, la riflessione su ciò che si fa, l'osservazione e il confronto, allora lì sì, sarebbe necessario un riconoscimento di ore di lavoro aggiuntive che altrimenti graverebbero soltanto sull'interesse e la buona volontà degli insegnanti. Quindi poniamo come problema il fatto che venga riconosciuto nell'ambito della funzione docente anche uno spazio retribuito o comunque riconosciuto per la formazione in continua, per la ricerca azione e per lo sviluppo appunto della professionalità. Dal punto di vista delle risorse strumentali necessarie, questo varia molto in relazione alle esperienze presentate, ma in genere non si tratta di cose che non si possano ottenere, perché basta un laboratorio informatico, eccetera. Quello che serve, il suggerimento che possiamo dare è la disposizione a porsi in una maniera diversa nell'ottica della valutazione e quindi a dare rilievo, tentare di far emergere, come diceva prima il collega, le diverse dimensioni e i diversi punti di vista che permettono di rilevare veramente l'esercizio di una competenza. E se doveste riassumere i vostri progetti con uno slogan, quale sarebbe, o con delle parole chiave? Forse direi ricercazione, anche se su questo siamo stati un po' criticati, e direi progettazione per competenze, direi consapevolezza nella valutazione, essenzialmente questi. Il problem solving, direi cooperazione, sì, questi sono. Grazie mille.